Ciao bambini, oggi vi leggiamo la storia di Trilli. Vi siete mai chiesti da dove la natura prende il suo splendore? Chi, col rincorrersi delle stagioni, le doni luce e colore? Chi aiuti tutte le creature piccole e grandi a camminare, nuotare e volare? Chi crei anche i più piccoli particolari? Ognuno le può vedere se solo ci vuol provare. Perché è tutta opera di fata che però alla vista si nasconde. E col primo riso di un bimbo prende il volo, perché quel riso un soffio di vita le infonde. Mentre un vento placido soffia a sud e tutti dormono, le lanterne al buio si accendono, le fate si librano, delicate ali si spiegano e battono in armonia, e la primavera prende il via. A origine la magia, a origine la Trilli nasce dalla prima risata di un bambino e viene portata dal vento all'isola che non c'è, in un luogo nascosto chiamato la Radura Incantata. Trilli è un entusiasta e non vede l'ora di andare nel mondo fermo per la primavera. Mentre è fuori per lavoro, incontra Argentea, una fata dell'acqua. Rosetta, una fata giardiniera. Iridessa, una fata della luce. E Daina, una fata degli animali. Dopo il loro incontro, si accorge di Vidia, una fata del volo veloce, che la prende subito in antipatia a causa del suo insolitamente forte talento. Vidia la sfida a dimostrare di essere in grado di andare nel mondo fermo. Prova a ridire che i tuttofare non sono importanti, glielo farò vedere io che ha un talento raro quando... Trilli crea diverse invenzioni che mostra al Ministero della Primavera.
Trilli impara presto la regina Clerion che sono le fate con talenti legati alla natura possono visitare il mondo fermo. Trilli allora cerca di imparare delle abilità naturali facendo le gocce di rugiada con argento, illuminando le lucciole con iridessa e cercando con Daina di insegnare agli uccellini a volare, ma fallisce miseramente in tutto. Nel frattempo, Bloblò e Clank coprono Trilli quando vengono interrogati da Fairy Mary, la fata tuttofare sorvegliante. Quando Trilli ritorna, cerca di spiegare, ma Mary risponde semplicemente di sapere già tutto ed esprime la sua delusione per l'azione di Trilli. Sulla spiaggia, Trilli scopre dei pezzi di un carillon e capisce come metterli insieme. Iridessa, Dan, Argento e Rosetta la vedono e le dicono che dovrebbe essere orgogliosa del suo talento come tuttofare e che il mondo fermo non le dovrebbe importare. Ma Trilli ha ancora voglia di andarci. Chiede a Rosetta se potrà insegnarle ad essere una fata giardiniera, ma Rosetta le dice che crede che il suo talento stia nell'armeggiare. Come ultima risorsa, Trilli chiede aiuto a Vidia per diventare una fata giardiniera. Vidia le dice astutamente che catturare i cardi scattanti potrebbe provare il suo valore. Tuttavia, una volta che vede Trilli che sta facendo progressi, lei lascia liberi i cardi catturati e, nel tentativo di riacchiapparli, Trilli distrugge tutti i preparativi per la primavera. Ma non riesco a crederci! Tutti i preparativi per la primavera, ma come... Regina Clarion, sono stata io. È colpa mia. È tutta colpa mia. Trilli, ma com'è? Mi dispiace. Tutto bene, Trilli? Sì, sto bene. Sono passata sperando di poter fare un rifornimento veloce. Me ne vado via per un po'. Oh, e quanto pensi di stare via? Beh, a dire il vero, per sempre. Per sempre? Beh, in questo caso, una doppia razione. Per sempre è tanto tempo, ho sentito dire. Grazie, Terence. Ma sai come mi chiamo? Beh, certo. Perché? Non dovrei? Oh, non lo so. Sono solo un folletto spargipolvere. Non esattamente il personaggio più importante della radura incantata. Terence, ma che cosa stai dicendo? Molto probabilmente lo sei, invece. Se non ci fossi tu, nessuno avrebbe la magia. Perché il tuo talento ti rende quello che sei. Dovresti esserne fiero. E lo sono. Io, beh, farei meglio ad andare. Trilli decide di andarsene, ma dopo aver parlato con lo spargipolvere Terence su quanto sia importante il suo lavoro, si rende conto dell'importanza di un tuttofare. Trilli si riscatta inventando macchine che accelerano il processo di decorazione di fiori coccinelle. In questo modo le altre fate tornano nei tempi previsti, salvando così l'arrivo della primavera. Vidia viene punita per aver spinto Trilli a causare il caos e la regina Clarion permette a Trilli di unirsi alle fate con talenti legati alla natura,
quando porteranno la primavera nel mondo fermo. Volo sulle ali del vento, il mondo fermo ci attende. Con le ali distese nel blu, verso una nuova avventura. Siamo noi a volare più su, oltre il mare e la nostra radura. Siete pronti a venire anche voi, non possiamo mancare perché c'è un posto laggiù dove ognuno di noi può dare il meglio di sé. La neve pian piano va via, con il calore del sole, ed il vento sussurra per chi comprende le dolci parole. Portiamo luce e armonia dentro i cuori di chi non le ha. Sempre uniti fra noi, non lasciamoci mai. Fate i folletti a nord, fate i folletti a sud, a est e a ovest. Aspetta il buongiorno da noi. E c'è chi sogna il sole e sa bene che risplenderà prima o poi. Balleremo al buio finché ogni stella col suo scintillio ci illuminerà ed incanterà grazie al suo luccichio. Siete pronti a venire anche voi, non possiamo mancare perché c'è un posto laggiù dove ognuno di noi può dare il meglio di sé. Siete pronti a venire anche voi, non possiamo mancare perché c'è un posto laggiù dove ognuno di noi può dare il meglio di sé. Può dare il meglio di sé. Trilli viene dato il compito di consegnare il carry-on alla sua proprietaria originale e dopo essere arrivata nel mondo fermo e aver ammirato le altre fate portare la primavera, Trilli si mette alla ricerca della proprietaria del carry-on e dopo una lunga ricerca riesce a capire che esso apparteneva a una bambina di nome Wendy. Il lavoro di una fata è molto più di ciò che può sembrare. Se al vostro orologio rotto riparte il ticchettio, sebbene da un anno non lo volesse più fare. Se trovate un giocattolo che sembrava perduto o sentite campanelli tintinnare, significa che una fata molto speciale è più vicina di quanto possiate immaginare. Ciao bambini, alla prossima lettura!